giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà. Oltre la mano della tua bambola persa che ti accompagna invisibile e muta, invisibile e muta. Dal primo chicchierichì del primo gallo, dal primo sfilacciare del primo canarino, dal primo sbiadire della prima stella, le stelle, il gallo, il canarino. Lasciatemi pensare a questo giorno. Avrai l'eterna sorgente e il tuo futuro vorresti fosse fermo. Fermo nel bacio sulla guancia dall'orsacchiotto bruno che ti avvicina, maestoso e fiero, maestoso e fiero. Dal sapore di mille profondi graniti, dall'odore inebriante di tutte le radici, dal chiarore trasparente della purezza, graniti, radici, purezza. Aiutami a capire questo giorno. Quel giorno sarò la luce, il fianco in alto, sopra e sotto, la bambola di pezza e lo sacchiotto bruno, di fianco in alto, sopra e sotto, le stelle, il gallo, il canarino, sarò graniti e zolle, radici e fiori, sarò soltanto chiarore trasparente nel tuo sorriso. Avrai 20 anni e non vorrai più niente, avrai l'età sorgente. Sono rughe, la tua pelle liscia come ghiaccio, capelli nebulosa, il tuo orecchio ricorda la scia di un motoscafo concentrica in un lago d'animo alpino e limpido, le tue ciglia cipressi, il tuo braccio e la tua spalla, un cavallo, una galla, formiche di famiglia, i tuoi occhi sono rubi, le tue ciglia cipressi. Le tue dita mi ricordano il differenziale, una tastiera di pianoforte di fisarmonica. Le tue dita mi sembrano le rete che fanno suonare clarini e sassofoni. Bacio il tuo petto, la guancia, una premuta di arancia siciliana. Questa luce di lanterna, questo cuscino, questo muro che ti tocca, questi libri intorno. Questa luce di lanterna, rossa, tutita da una stoffa. Quest'aria tutta nostra, già respirata, già sudata, ti bacio, gli occhi, le pelle nebulose, la tua gola è la ruota di una carrozzella, la tua gola sono i raggi di una ruota di carrozzella, la tua gola è una bottiglia, la tua fronte è una marina, i tuoi denti sono teste di cerini, il tuo labbro, sai, il tuo labbro è curvo come un arco, e il tuo naso è una freccia, bella la tua fronte, è una marina, il tuo cuore, lo sai, non è tuo, il tuo cuore non è tuo, è il tuo cuore, e quei occhi sono rubi, le tue ciglia cipressi, ancora non cantano le prime voci dell'alba, tu canti una nuova canzone, tu guardi e sorridi, tu cerchi le mani, tu cerchi i pensieri, questa luce di lanterna tu dita da una stoffa. Gli affetti più densi, gli amori più enormi, più calmi, più belli, i cui occhi sono rubi, le tue ciglia cipressi, la tua fronte è una marina. Martoriarmi con l'amico o consumo.
nel film di quel dolore. Andavi a sperperare la tua pacca, ma consumato le suole delle scarpe. La vista aguzza recettori di suoni molesti, mentre il divino lontamente tornava negli abissi del sonno. Ma vera paziente, mentre scila la stella è caduta, la cosa si chiagna veramente, se non la tieni più, si l'è perduta. L'estate sta fernendo, vena autunno, com'è triste per i morire da fronna, e sto che mi guardano l'onna, con braccio mare lento se ne va. Barca do bene porta ma lontana, tutte suona da ieri a una, tutta tristezza che l'amore amare che mi ha lasciato felindo cor. Barca do bene torna a rimane, coppa sta faccia un sorriso all'era, caccia l'ombra che mi fa paura, paura. Quanta musica attorno che sento, mentre qua sono rimasta su via, come a piccia che pure che mi manca tu, mi manca assai. E sto soffrendo, e penita l'inferno, che tu non mi hai regalato chissà come. Tra qualche giorno, tra sarà settembre, chissà quanto dolore urterrà. Barca do bene portami lontano, tutte suona da ieri a una, tutta tristezza che l'amore amare che mi ha lasciato felindo cor. Barca do bene torna a rimane, con questa faccia un sorriso all'era, per scacciare l'ombra che mi fa paura, paura. Thank you.
Buonasera a tutti e benvenuti all'undicesima puntata di Geno Arte. Questa sera avremo come ospiti l'artista poliedrica Emanuela Eleonora Di Stefano e il cantautore Alberto Greco. Poesia sporca di Bruno Mancini, dalla raccolta Non rubate la mia vita. La radio avanza sulle curve magnetiche. Nel suo frantoio spirano avanzi innominabili di belle speranze. Nessun arpeggio interrompe la macina. Stritolata da robuste ganasce, sporca poesia mi imbratta. Emanuela, io ti voglio fare una domanda. Le tue video narrazioni creano delle atmosfere e stati d'animo molto diversi tra loro, alternandosi tra sentimenti di gioia e allegria. Basti pensare video narrazioni come La Vespa di Nonno o Fabio, fino ad abbracciare sentimenti più cupi e malinconici come Poesia sporca e Viaggi in fa diesis maggiore oppure Gabriele. Esattamente. Queste solo per citare alcune. Tutto sì. Accompagnata appunto da delle musiche che creano la giusta atmosfera. Quanto è importante secondo te la scelta delle musiche in una videonarrazione? Mi aspettavo da te questa domanda, ovviamente per il mestiere che fai. È quasi scontata la risposta, però rispondo con molto piacere. Dunque, la musica è fondamentale per poter creare una videonarrazione che possa suscitare delle emozioni. Quindi la musica appunto è fondamentale, la scelta della musica è fondamentale, perché se si sbaglia musica può essere, insomma, si può dare un messaggio sbagliato, il risultato finale può essere completamente errato dall'idea iniziale. Quindi è fondamentale, la scelta della musica è fondamentale, lo faccio personalmente, e ovviamente valutando tutti gli aspetti della videonarrazione di quel momento, e fino adesso devo dire che hanno avuto tutte quante un bel successo. Ma ti è mai capitato di non trovare la musica adatta? Sì, mi è capitato, e in quel caso ho accantonato il progetto per poterlo riprendere poi successivamente. Quindi un'ultima. Sì. Invece quando hai la musica, ma può capitare che invece non hai la poesia giusta, magari la musica secondo te è buona, si sposa bene con le immagini, però non hai magari le parole, secondo te magari non sono le parole che si sposano bene con la musica? Beh, realmente no, accade così. Normalmente i testi sono o miei o di colleghi scrittori più o meno conosciuti, quindi nasce tutto quanto prima dal testo. Di conseguenza arrivano le immagini e poi la scelta della musica. No, non arriva mai, insomma, la scelta prima della musica e delle immagini e poi alla fine dei versi. All'inizio l'input deve essere ovviamente dei versi, altrimenti non ha senso scegliere una musica e delle immagini sul nulla, insomma, no? No, io infatti dicevo nel caso tu... Sì, scusami, allora, perdonami, ho capito male io, cosa volevi dire? Ho detto magari tu senti una musica, questa musica ti piace tantissimo, sì, e dici magari sì, questa musica la vedrai bene in una videonarrazione, però magari sì, è capitato di non avere le parole. Sì, sì, certo, certo, capita di magari di metterle da parte e riutilizzarle poi quando è il momento, quando c'è l'ispirazione giusta e quando ci sono i versi giusti, certo.
Io invece volevo chiederti, Manuela, allora, delle tue videonarrazioni mi colpisce molto la tua voce e come la utilizzi. Allora, trovo che interpretare dei versi con la giusta enfasi ed il giusto tono di voce sia una delle cose più difficili. Io volevo sapere come ti prepari per recitare i versi e se richiede una preparazione mentale ed interpretativa particolare, insomma. Ecco, non è una domanda facile a cui rispondere, però posso dirti che non c'è una vera e propria preparazione a livello tecnico, anche perché non sono né una doppiatrice, né un'attrice, né un interprete. Però, per quanto mi riguarda, la cosa fondamentale è immedesimarsi nelle emozioni che l'autore in quel momento ha provato scrivendo un racconto, una poesia, dei versi. Se non avviene, almeno per quanto mi riguarda, l'immedesimazione nelle emozioni dell'autore, mi rimane un po' difficile poi ovviamente tirar fuori un buon lavoro. È fondamentale per me perché devo diciamo emozionarmi. Se non mi emoziono e non mi immedesimo, rinuncio a realizzare la videonarrazione e a leggere i versi. È fondamentale l'emozione? Sì? È fondamentale quello che ti danno i versi che leggi per poterli interpretare. Sì, sì, sì. Spesso e volentieri accantono il progetto perché magari o in quel momento sono disposta io a recepire magari determinate emozioni, okay, oppure rimangono dei versi per me, per quanto riguarda la mia sensibilità, sterili e quindi li lascio da parte. Ah, ok. Grazie. Emanuela, la tua risposta sicuramente apre veramente le porte sul mondo dell'arte in generale, perché comunque questa questione della immedesimazione e di quello che provi è collegata anche a un discorso che riguarda il saper conoscersi e saper, diciamo, interpretare anche quelli che sono i propri stati d'animo e quindi quando si è più portati in certi momenti a magari fare delle narrazioni che riguardano determinati argomenti piuttosto che altri. Certo, e adesso penso sia indispensabile. C'è un lavoro molto introspettivo che è veramente fondamentale. Sì, sì. Bisogna conoscersi alla perfezione, sia nei pregi, sia nei difetti e sia nell'acquisizione degli input esterni che ci può dare, un'emozione che ci può dare, che può arrivare dall'esterno. E senza questo penso che non sia possibile immedesimarsi appunto in qualcosa che magari io anche scrivo, ma a volte quando leggo le cose degli altri, a volte riesco appunto a carpire delle emozioni, a volte no. E quindi in quel caso, come ripeto, i progetti vengono accantonati oppure ripresi in un momento diverso, perché durante la giornata o durante la settimana gli stati d'animo possono cambiare. Sì, e quello che hai detto veramente lo penso anch'io molto, e lo sento molto in questo periodo, nel senso che magari trovarsi davanti a certi progetti che non rispecchiano lo stato d'animo che stai vivendo in quel momento non è un rifiuto del progetto, ma è un rispetto verso il progetto. Esattamente, perché si rischierebbe di non valorizzare in quel momento quel progetto. Quindi perché comunque senti che poi aspetti che ci sia il momento giusto, proprio è questo io parlando anche con tanti amici, artisti, musicisti, mi dicono io vado molto a ispirazione perché se mi impongo di lavorare ad un progetto sono sicura, quindi a seconda dell'ispirazione, questo è molto importante. È giusto così, penso sia giusto procedere in questa maniera,
perché a me capita, per esempio, anche quando dipingo. Quando dipingo spesso non riesco ad andare avanti e quindi metto da parte il dipinto e lo riprendo in un altro momento. Ovviamente, come capita a tutti i creativi e come capita a tutte le persone che dipingono, ci abbiamo un intero magazzino con le cose incompiute. Per le prossime puntate ti salutiamo mandando la videonarrazione che si intitola Qualche volta i sogni si avverano di Emanuela Eleonora ragazzi. Di Stefano. Un bacione, a presto, ciao. Ciao Emanuela, ciao. Ciao, ciao, ciao. Qualche volta i sogni si avverano. Sin da bambina sognavo di realizzare un burattino verosimile all'originale del film. E così, dopo anni di idee riposte nel cassetto dei desideri, il 1 ottobre 2018 alle ore 17:55 il mio Pinocchio è nato. Tutto ha avuto origine da una semplice noce di cocco che è diventata la testolina. Il resto del suo corpicino è composto da legno intagliato e dipinto completamente a mano. Il materiale usato è di recupero ed anche il suo vestitino era un vecchio lenzuolo che ho dipinto e cucito su misura per lui. Dunque, credo di essere l'unica donna artigiana che ha ideato e costruito il burattino di Pinocchio, un progetto colmo di sensazioni e soddisfazioni che oggi voglio condividere con voi. La mia gioia è grande e coincide con un capitolo della mia vita che si conclude e al tempo stesso rappresenta una rinascita. E per lasciare un ricordo indelebile di questa nascita, vi dedico lo shooting nel quale Pinocchio ed io ci presentiamo al mondo con tutto il nostro amore. Un pensiero speciale va alla memoria di Carlo Disgraziati, fratello del mio caro amico Massimo, ad Andrea Balestri, il Pinocchio primogenio in carne ed ossa, e a Fabio Emil Antimi, l'ingegnoso artigiano che crea miniature di Pinocchio. Un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo.